siamo qua assessori della Lega Nord della lista civica Maroni e con i consiglieri e le consigliere della lista civica Maroni e della Lega Nord, perché vogliamo, attraverso i contributi che abbiamo portato oggi, quello che abbiamo realizzato in questo anno di mandato, dimostrare come c'è stata un'attenzione da parte di tutti gli assessorati alla donna. Per quanto riguarda il mio assessorato, in particolar modo ciò che riguarda la polizia locale, stiamo lavorando affinché la polizia locale, che sappiamo che è una delle forze che si occupa di sicurezza urbana ed è più vicino al territorio e sicuramente più vicino ai cittadini, basti pensare soprattutto nei piccoli comuni il rapporto che c'è tra gli agenti di polizia locale e il cittadino, che è un rapporto diretto che generalmente non è così divvicinato come può essere con le altre forze dell'ordine. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare una formazione particolare agli agenti di polizia locale presenti sul territorio lombardo per comprendere il fenomeno della violenza alle donne e quindi sapere come approcciarsi nel modo giusto a questa tematica e soprattutto come riuscire a dare un supporto alle donne che subiscono violenza, invitandole ovviamente a procedere alla denuncia del reato e quindi un approccio diretto e diverso da parte della polizia locale, ovviamente attraverso una formazione particolare, perché ci rendiamo conto che è una tematica molto delicata e quindi necessita di una formazione ad hoc. È assolutamente cruciale avere riguardo ad una dimensione tale per cui con le risorse generate dai contribuenti lombardi si deve prevalentemente tutelare i bisogni sociali e sociosanitari dei contribuenti lombardi, nel senso che io non ho mai sostenuto che faccia premio né il colore della pelle, né le appartenenze religiose, né altre questioni ideologiche su cui non voglio entrare, perché per me la vita deve essere tutelata sempre e comunque, ma con le poche risorse che abbiamo dobbiamo cercare di farlo in modo che le giovani potenziali mamme lombarde abbiano la priorità. Del resto, delle interruzioni volontarie di gravidanza in Lombardia il 60% circa, sono gli ultimi dati del Ministero della Salute, non i dati della Lega, sono cittadine italiane. Quindi dobbiamo lavorare, a mio modo di vedere, per fare sì che questa percentuale diminuisca, con eventuali sostegni anche di tipo economico ed eventualmente anche più prolungati, in modo tale da accompagnare la maternità per un periodo più congruo e con risorse necessarie. In ogni caso c'è un gruppo tecnico di lavoro che presenterà le sue proposte entro la fine del mese. Io non ho mai detto che si deve fare come dice la Cantù, gli ho detto parliamone, andiamo a vedere cosa fanno gli altri paesi avanzati, ma sicuramente non saranno sprecate risorse per iniziative che non abbiano motivazione, condivisione congrua, ampia e coerente con la ratio degli istituti e delle misure che abbiamo introdotto. Un pensiero che mi è venuto proprio in questo momento, ma di cui si è parlato abbondantemente anche nei giorni scorsi: cosa si può fare al di là dell'aspetto della contribuzione, dei contributi economici e degli interventi di sostegno, anche con dei piccoli gesti e con delle piccole sfumature, che tanto sfumature non sono. Io quando ho letto l'altro giorno di una mamma di Milano che su un modulo dove era scritto genitore 1 ha osato, per qualcuno, io dico ha fatto bene, barrare, cancellare e scrivere mamma, penso che questo sia uno dei tanti segni con cui possiamo ancora valorizzare il ruolo della donna e della mamma. Quindi anche da questi piccoli gesti si può portare avanti una
valorizzazione e una difesa del ruolo della donna e della mamma in questo caso.